Parigi e il Fil Rouge, che tiene uniti due dei più grandi compositori del secolo scorso, apparentemente distanti, ma invece vicini per vicende umane ed artistiche, Maurice Ravel e George Gershwin. Proprio quest'ultimo si recò a Parigi per incontrare e prendere lezioni da Ravel, e l'aneddoto racconta che proprio il grande maestro francese gli disse: «Perché volete essere un Ravel di seconda mano quando siete già un Gershwin di prim'ordine?» Il concerto dell'orchestra del Conservatorio Bellini avrà in programma, nella prima parte, musiche ricercate e di stile neoclassico di Ravel, mentre concluderemo con il famosissimo poema sinfonico Un americano a Parigi di Gershwin, che tra l'altro ispirò l'omonimo film, vincitore di ben 6 premi Oscar.